Ciao a tutti! Finalmente la ricetta del venerdì. Sono troppo contenta perché mi diverto tantissimo a prepararla e oggi in particolare spero che sarete contenti, dato che in tantissimi mi chiedete sempre di realizzare qualche ricetta cinese. Mi dispiace, non sono gli involtini primavera perché non ho trovato la pasta filo ed è anche un po' difficile da preparare in casa, ma non vi preoccupate, tra non molto spero di riuscire a prepararla. Oggi invece vi farò vedere come fare le famosissime nuvole di drago. Non so voi, ma io personalmente le adoro. E quindi adesso vi vado ad elencare gli ingredienti. Quindi, per preparare le vostre nuvole di drago avrete bisogno di 100 g di surimi, lo trovate surgelato. Io l'ho trovato così, è molto semplice, ma a volte lo trovate anche in frigo. Poi avrete bisogno di 80 g di frumina, 40 g di fecola di patate, 20 g di cipolla. Io ho trovato questa qui piccolina che è proprio 20 g, ma se voi non la trovate ovviamente non vi preoccupate, da una cipolla grande prendetene 20 g e poi un pizzico di sale. Detto questo, vi devo dare una brutta notizia, e cioè per preparare le nuvole di drago ci vogliono ben 2 giorni. Lo so, è un procedimento molto lungo, però le nuvole di drago sono talmente tanto buone che ne vale la pena. Certo, andate al ristorante cinese e le mangiate in 2 minuti, però io non riesco più a trovare un ristorante cinese vicino casa, quindi le faccio in casa. Se anche voi avete il mio stesso problema, potete farle così. Tra l'altro avrete bisogno di 2 strumenti essenziali per prepararle, e cioè una pentola per cucinare a vapore, come questa. E poi avrete bisogno anche di un mixer per mixare gli ingredienti. Detto questo, andiamo a preparare. La prima cosa da fare è scongelare il surimi, ma per farlo a temperatura ambiente ci vorrebbe un altro giorno da aggiungere alla preparazione delle nostre nuvole di drago, veramente troppo. Quindi io vi consiglio di scongelarlo con il microonde. Ovviamente se voi l'avete trovato da frigo non c'è bisogno, ma potete utilizzarlo poi direttamente per il passaggio successivo. Adesso vado a scongelare il mio surimi al microonde. Dopo aver scongelato il nostro surimi, mettiamolo all'interno del mixer e aggiungiamo i 20 grammi di cipolla. Li andiamo a mettere, chiudiamo e mixiamo il tutto fino ad ottenere un impasto sminuzzato e umido. Dopo aver messo il vostro mix di surimi e cipolla all'interno di una ciotolina, andate ad aggiungere un pizzico di sale e poi versate la frumina e la fecola di patate all'interno del vostro composto. Adesso cercate di far assorbire tutta quanta la frumina e la fecola di patate. Fatele assorbire per realizzare un impasto. Se non si assorbe per bene, potete aggiungere un pochino di acqua, però mi raccomando, cercate di farla assorbire senza aggiungere acqua. All'occorrenza, comunque, se necessario, potete aggiungerne un pochino. Adesso vado a lavorare il mio impasto. Durante la lavorazione vi sembrerà quasi che la vostra fecola di patate e la frumina non si assorbano mai, ma voi insistete stringendo molto forte il composto. Però se vedete che arrivato a un certo punto non si assorbe per niente, aggiungete appunto un pochino d'acqua, ma questo non dovrebbe succedere. Dopo aver lavorato il vostro impasto per una decina di minuti avrà questo aspetto. Come vedete non è un impasto molto elastico, però è ben compatto. Adesso dobbiamo fare un rotolino delle dimensioni di cui volete sia la vostra nuvola di drago. Diciamo dovrà avere un diametro di un 5 centimetri. Dopo aver fatto questo rotolo, sarà arrivato il momento di andarlo a cuocere al vapore. Quindi prendiamo la nostra pentola all'interno della quale avremo messo dell'acqua, mettiamo il nostro rotolo di nuvole di drago, andiamo a chiudere il coperchio e mettiamo sul fuoco a fiamma media per 40-45 minuti.
Sono trascorsi 45 minuti e come vedete il nostro composto avrà un aspetto un po' gelatinoso. L'ho appena tolto dalla nostra pentola, quindi adesso è ancora caldo. Voi dovrete lasciarlo raffreddare e poi metterlo in frigo. Ahimè, per oggi abbiamo finito, non possiamo fare null'altro. Quindi lasciatelo in frigo per 24 ore e domani continueremo il nostro procedimento. Ci vediamo fra 24 ore. Ed eccoci qui, sono trascorse le 24 ore e siamo pronti per andare avanti per la preparazione delle nostre nuvole di drago. Lo so a cosa state pensando, altro che cucina facile, ci vuole tutto questo tempo. Scherzi a parte, veramente sono molto molto semplici da preparare, per quello ho deciso di farle comunque. Comunque, bando alle ciance, andiamo avanti. Prendete il vostro involtino gigante e prendete anche una teglia con all'interno della carta forno. Andate a tagliare delle fettine sottilissime. Più sottili saranno, meglio verrà la vostra nuvola di drago. Dopo aver tagliato queste fettine sottilissime, andatele a mettere all'interno della vostra teglia sul foglio di carta forno. Dovranno essere di questo spessore, poco più di una monetina. Mettetele appunto tutte quante sulla vostra carta forno e poi andate a metterle in forno a 60 gradi per un'ora, giusto il tempo di farle seccare e farle diventare un po' increspate sui lati. Dopodiché ci sarà un altro passaggio. È trascorsa un'ora e siamo finalmente pronti per fare la cottura finale delle nostre nuvole di drago. Come vedete si sono leggermente increspate e seccate e sono quindi pronte per essere fritte. Per la frittura io vi consiglio come sempre di utilizzare l'olio di arachidi perché con quello mi trovo molto bene. Portate l'olio a temperatura e non appena sarà caldo friggetele. Non fatele cuocere troppo, appena inizieranno a gonfiarsi toglietele immediatamente dall'olio. Dovranno cuocere veramente pochissimi secondi, perché altrimenti se saranno troppo dorate non saranno più buone. Devono rimanere bianchicce, proprio come quelle del ristorante cinese. Adesso andiamo a friggerle. Come vedete, cuociono veramente pochissimi secondi, raddoppiano immediatamente la propria dimensione e vanno subito alzati prima che diventino troppo dorati e quindi amari. Ed ecco qui, dopo averle fritte tutte, le nostre nuvole di drago sono pronte. Come vedete sono sottilissime e croccantissime. Spero che questa ricetta di cucina facile nel mondo vi sia piaciuta. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!